Quindi siamo qua oggi per testimoniare una ferma opposizione e invieremo i parlamentari locali di tutti i partiti, e di questo mi avvarrei anche dei consiglieri d'opposizione che vedo presenti, la richiesta di presentazione di interrogazioni parlamentari, perché non riteniamo che a cavallo della formazione di un nuovo governo con un ministro appena insediato si debba operare in questa direzione nelle propaggini dello Stato. Quindi la cosa deve essere almeno rinviata a futura discussione e devono essere fatte cose organiche, non cose spot. Dobbiamo far passare il messaggio che non si può svegliare un funzionario di turno un mattino e decidere che si sottraggono servizi alla città di Casale, così come ad altre città che come Casale combattono per mantenere la propria identità e i servizi ai propri professionisti. Grazie. Ingiusto perché determina assolutamente una situazione di disparità di trattamento. Oggi sappiamo, e eventualmente se sbaglio mi correggeranno, oggi sappiamo che vengono trasferite, quindi soppresse, le conservatorie di Casale, Acqui e Tortona. Analoghi provvedimenti non ci risultano per le restanti conservatorie della regione Piemonte, che si trovano nella stessa situazione di Casale Monferrato, Acqui e Tortona. Un tentativo di rintuzzare un po' queste chiusure che a quanto pare continuano nel tempo, sia quello di avere una città all'avanguardia o comunque molto valida dal punto di vista dei sistemi informatici, per poter dire va bene, chiudiamo pure fisicamente certi uffici, ma noi abbiamo una struttura tecnologica tale per cui potremmo anche ospitare la conservatoria di tutta Italia. Un ordine a Vercelli, col Tribunale Vercelli, un'agenzia delle entrate, altri uffici competenti su Alessandria. Ecco, una chiusura della conservatoria che sicuramente crea più problematiche all'ordine degli avvocati piuttosto dei notai, è comunque un qualcosa che danneggia i cittadini più che noi professionisti. Che a fronte di questo risparmio in realtà verranno fuori invece delle spese a carico dei cittadini che si rivarranno, cioè che saranno la conseguenza delle spese che i professionisti andranno comunque a ricaricare sui cittadini. Voi l'assurdità di un avvocato che dalla Valsesia o di un tecnico deve venire fino non soltanto a Casale ma andare fino ad Alessandria per compiere delle trascrizioni. Quindi l'Ordine degli Avvocati Vercelli è non solo solidale ma diciamo così insieme all'avvocatura casalese in questa iniziativa a supporto del mantenimento della sede. Le ragioni perché la conservatoria di Casale vengano mantenute ci sono, come ci sarebbero state per il Tribunale, ci sono e ci sono tutte. Ricordiamo che i primi atti in questa conservatoria data 1865, è una questione territoriale, sono 61 i comuni che afferiscono a questa conservatoria, divisi tra più province, non solo quella di Alessandria. Questo è un fatto rilevante e anche la quantità a volte conta. Ci troviamo di fronte a una chiusura dettata da un provvedimento dirigenziale. Quando è stato chiuso il Tribunale, nel bene o nel male, condivisibile o meno, è stato chiuso a valle di un iter legislativo, quindi a un confronto democratico. Poi ovviamente noi siamo stati la parte lesa, abbiamo cercato di far sentire la nostra voce, ma c'era stato un confronto, c'era stato una garanzia rispetto di un processo democratico. Qui ci troviamo di fronte a un provvedimento invece amministrativo, nel quale non sono state interpellate né gli ordini professionali, né le amministrazioni pubbliche, né i cittadini che rappresentano. Motivo per cui riteniamo ancora più grave questo provvedimento di chiusura e percorreremo tutte quelle che sono le strade e gli strumenti nelle nostre mani per cercare di contrastarlo.